lo scaffale. Su Elfi, sta settimana è cruciale, dobbiamo consegnare, non incominciamo a fare confusione proprio adesso. Ah, già il satellite è collegato. Buonasera a tutti, un saluto ai miei cari amici, grandi e soprattutto piccoli, che ci guardano, che ci telefonano. Io cerco sempre di curiosare su quello che fate per Natale. Siamo tutti indaffarati perché la settimana è cruciale, stiamo arrivando, consegneremo per il 25, consegneremo, è vero che consegneremo? Fanno gli spiritosi, ma state tranquilli che consegneremo, le letterine le abbiamo prese quasi tutte, le ultime passeremo a prenderle questa settimana, ci stiamo attrezzando per non avere disguidi. Volevo annunciarvi due cose, che all'inizio del secondo blocco vi daremo i risultati del campionato del mondo di calcio degli Elfi, perché anche gli Elfi hanno fatto il campionato del mondo di calcio. E a fine della diretta, sempre dalla Lapponia, da casa di Babbo Natale, che sarebbe casa mia, Babbo Natale vi darà un consiglio su come fare un bellissimo regalo di Natale a basso costo. È un regalo che tutti si possono permettere, state tranquilli, quindi seguiteci che vi daremo un consiglio prezioso. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Pronto? Matteo. Ciao Matteo, da dove chiami? Da Cagli. Da Cagli, provincia di Pesaro Urbino. Ho consegnato anche lassù, nelle zone tue. Quanti anni hai? 5. 5 anni? Hai aumentato un po'? Matteo, cosa vai? All'asilo? Sì. Avete preparato qualcosa all'asilo, la recita di Natale, fate qualcosa? Sì. E te che cosa fai? Disegniamo. Disegnate? Hai fatto un bel disegno? Sì. Già l'hai finito? Ce ne abbiamo altri e poi li abbiamo finiti. Ah, quindi li avete finiti e poi ne state continuando a fare degli altri, se non ho capito male. Sì. Sei contento? Stai bene all'asilo? Giochi con i tuoi amici? Sì. Senti, gli Elfi fanno gli spiritosi, sono di là a lavorare perché devono fare tutti i pacchetti. Te la letterina l'hai scritta a Babbo Natale? Sì. Allora voglio dare un consiglio, lo dico a te, tutti quelli che hanno scritto la letterina. Io consiglio sempre di scrivere una o due cose, perché dopo di più facciamo fatica a portarle. Magari riusciamo uguale, però con uno o due richieste riusciamo a accontentare a tutti, per tutti i bambini questo lo dico. Va bene Matteo? Sì. Hai animali in casa Matteo? Sì. Che animali? Sì. 2 cani. 2 cani, e come si chiamano? Uno Neppe e uno Pepe. Uno Pepe e uno? Nebbia. Nebbia, nebbia. Oggi c'era un po' di foschia, quindi per oggi il nome è proprio azzeccato. Elfi, salutiamo i cani di Matteo. Nebbia e Pepe. Matteo, se me lo vuoi dire, cosa fate per pranzo a Natale voi a Cagli? Le lasagne. Oh, buone le lasagne. E poi dopo? Tortellini. 2 primi. Allora se passa Babbo Natale qualcosa per me c'è. Sì. Grazie, grazie, molto gentile, molto gentile. Di dolce? Te ti piace più il panettone o il pandoro? Tutti e due. Tutti e due. E invece ti piace più fare il presepe o l'albero? Tutti e due. Tutti e due. Allora io ho segnato, questa settimana daremo i risultati solo venerdì, nell'ultimo collegamento daremo il risultato finale di chi l'avrà spuntata fra il panettone, il pandoro, l'albero e il presepe. Comunque c'è una bella lotta. Vogliamo giocare, Matteo? Sì. Allora giochiamo. Che animale è? La sì? No. Bravo Matteo, bravo. Bravo Matteo, bravo. Vuoi fare gli auguri, Matteo? Sì. Fai pure. Al fratellino. E come si chiama il fratellino? Appena nato. E come si chiama? Mattia. Allora facciamo un saluto sia a Matteo che a Mattia, Elfi. Ti ho fatto salutare dai Delfi, sia te che tuo fratello. Poi continua pure, Matteo, scusa se ti ho interrotto. Tutta la famiglia. Bravissimo, bravissimo. Grazie Matteo che hai chiamato, grazie. Che sia un Natale sereno per la tua famiglia, per te, tuo fratellino. E un augurio di buon Natale anche a tutta Cagli. Grazie di nuovo che hai chiamato. Grazie, grazie, grazie. Ciao Matteo. Ciao. Ciao. Ricordo che il premio che si vince è dell'azienda Fuligni Giochi e Sport di Fano, che collabora con noi. Grazie di nuovo Matteo. Volevo fare qualche saluto perché abbiamo un sacco di persone da salutare, se ritrovo tutti i fogli. Volevo salutare delle persone che non possono chiamare, che sono un po' più grandi ma ci guardano sempre. Saluto Giuliana di Fano che sta alla trave però ci tiene, che è originaria del Porto, e poi Luciana e Massimo di Sant'Orso di Fano, Giuliana di Castignano in provincia di Ascoli, Alice e Giulia di Fano di 9 e 4 anni e mezzo, Stefano di Fano, Giada di 6 anni di Colli al Metauro, e poi dopo faremo anche altri auguri, faremo. Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Ciao, con chi parlo? Pronto? Pronto? Ciao. Ciao, come ti chiami? Come ti chiami? Pronto? È caduta la linea? O mi sentite ancora? Speriamo di ripristinare il collegamento. Allora continuo con i saluti. Un saluto caloroso a Eros di 9 anni e Emi di 9 anni di Villamar in provincia di Cagliari. Con molto piacere che Villamar riesce a vederci, grazie di cuore. Poi saluto Filippo di 8 anni di Montefano e risalutiamo la nostra Beniamina Vice Pezzolesi di 97 anni di Fano, zona Porto, zona Porto. Un saluto, un abbraccio affettuoso a tutti. Dicevo che dopo commenteremo i risultati del campionato del mondo degli Elfi. Purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato sperato, però più tardi vi spiegheremo bene cosa è successo. Oltretutto è un campionato differente, non si gioca 11 contro 11, il campionato degli Elfi è 20 contro 20. Poi ci sono le regole, o come si dice in lingua old fashion, vecchia maniera. Ogni 3 calcio d'angoli c'è un rigore, ci sono delle regole particolari. Ci siamo difesi, ma non è che sono stato tanto contento, eh? Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Pronto? Pronto? Il satellite fa le bizze oggi. E se avete la pazienza di seguirci, alla fine del collegamento Babbo Natale vi darà un consiglio su come fare un bellissimo regalo a basso costo, perché in un momento così complicato anche fare un regalo alla portata di tutti è una cosa interessante. Seguiteci perché il regalo è meraviglioso, vi potete fidare. Mentre purtroppo chi ci ha seguito sa che c'è stato un problema, noi siamo andati a mangiare la pizza, è venuto fuori un inghippo con la torta e la torta non è uscita fuori. Purtroppo quella buonissima torta con la base di biscotto, con la crema zabbaionata e i mirtilli caldi è scomparsa. Nessuno mi ha chiamato, non abbiamo più notizie. Casa di Babbo Natale, pronto? Con chi parlo? Pronto? 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 Con chi parlo? Ciao. 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 Come ti chiami? Camilla Valchiera. Camilla ti chiami? Camilla Valchiera. Ah, ho capito. E da dove chiami, Camilla? Sì. Da dove chiami? Da Bombaroccio. Ah, Bombaroccio, conosco, ho consegnato i regali anche lì, un bellissimo borgo, complimenti. Poi fate i mercatini, so, molto bello, soprattutto in questo periodo, è vero? Camilla, abbassa un po' la televisione. Grazie. Prego. Quanti anni hai, Camilla? Pronto? Camilla, quanti anni hai? Pronto? Sì. Lo vuoi dire a Babbo Natale? 4 e mezzo. 4 e mezzo? Vai all'asilo, quindi? 4 anni e mezzo. Avete fatto qualcosa all'asilo quest'anno, sì, per Natale? Sì. Cosa fate? Disegni anche voi oppure la recita, sì, le poesie, i canti? Cosa fai te? Pronto? Facciamo le poesie. Ah, le poesie. E te già la sai la tua? Pronto. Pronto. Te la sai la tua poesia? Ci abbiamo il satellite, oggi sì, fa le bizze, c'è un ritorno, lo sento. Sì. Ne vuoi dire due righe se hai piacere della tua poesia? Se hai piacere, non ti sentire obbligata. Sì. Di pure. Vuoi dire un po' la poesia? No, se vuoi dire un po' di poesia che devi dire per la recita di Natale. Non ho capito. Camilla, oggi abbiamo un problema con la linea. Purtroppo il collegamento, io parlo da lontano. Camilla, cosa mangiate a Bombaroccio voi? Ok. Pronto? Camilla, mi senti? La pizza. La pizza, e poi fate un piatto unico, solo la pizza? Sì. È un pezzettino di pizza per Babbo Natale, se passa c'è? No. Non c'è per Babbo Natale. Anche la carne. Anche la carne, mi hai detto? No. Allora io prendo un pezzo di pizza con la salsiccia, va bene? Sì. Me lo lasci un pezzettino? Senti, gli elfi non vogliono. E invece io ci passo e mangio un pezzo di pizza con la salsiccia. Oh. Grazie Camilla, grazie. Visto, alla Camilla me la lascia la pizza? Gli elfi non vogliono perché dopo dicono che la slitta non mi tiene su, mi tiene su. Hai animali, Camilla? Camilla? Hai qualche animale? Che animali hai? C'è un cagnolino. Hai? Sì. Un cagnolino. Un cagnolino? E come si chiama? Si chiama Roger. Roger? Roger. Allora, Elfi, salutiamo a Roger, sì, il cane di Camilla, salutiamo. Che gli animali tengono tanta compagnia, gli vogliamo tanto bene, vero Camilla? Vogliamo giocare, Camilla? Vogliamo fare... Allora adesso ti faccio la domanda. Che animale è? La far? Far? Una farfalla. Bravissima. Bravissima. Vuoi fare gli auguri, Camilla? Camilla, vuoi fare gli auguri? Sì. Fai pure. A mio fratello. Tuo fratello? Sì. E come si chiama tuo fratello? A mio fratello. A mio padre. Alessio. Alessio, Elfi, salutiamo sia Camilla che Alessio. Ah, ho fatto salutare dai Elfi, perché noi salutiamo sempre sia tutti i bambini, fratelli, sorelle, tutti quanti. Gli animali, dobbiamo essere imparziali. Sì, e Billy King, questo fa sempre lo spiritoso. Poi continua pure Camilla. Ai nonni. Bravissima. Quindi a tutta la famiglia. Ai nonni, mio padre, mia madre. Bravissima Camilla. Io ti ringrazio che hai chiamato. Ti auguro tanta serenità a te, a tuo fratello, a tutta la tua famiglia. E un saluto di cuore, un buon Natale anche a Monbaroccio, che so che si respira una grande atmosfera natalizia. Ciao Camilla, grazie. Ciao Camilla. E oggi il satellite abbiamo dei collegamenti poco stabili. Volevo continuare a salutare, Clau della zona del campo sportivo che ci guarda sempre e ci ha detto che ride sempre quando facciamo i giochi per i bambini. E poi saluto Manuel di 7 anni di Colli al Metauro, Elena di 7 anni di Tabuglia e cosa volevo dire? Dicevo, la torta non l'ho trovata, però me ne sono fatto una ragione, qui il lavoro continua, non manca niente. Casa di Babbo Natale pronto, con chi parlo? Luca. Luca, ciao Luca, da dove chiami? Da Pergola. Da Pergola, da Pergola. So che lassù fate una fiera con la cioccolata e il vin di Visciole? Sì. Perché Babbo Natale si informa di queste cose. A parte che Pergola la conosco perché ho consegnato anche gli altri Natali. E so che c'è questo vino particolare che si abbina con la cioccolata. E se io faccio un salto magari un pochino me ne lasciate a me? Sì. Grazie, grazie. Quanti anni hai, Luca? 8. 8, cosa fai? La terza? Sì. Ti piace andare a scuola? Sì. Mi fa piacere, perché ultimamente qualcuno non mi dice sempre di sì, però ci può stare, no? Io dico sempre che la scuola è bella, si conoscono si fanno nuove amicizie, si imparano un sacco di cose, poi anche se all'inizio non piace, poi con la calma le cose piano piano si appianano. E c'hai una materia preferita? Musica e arte. Oh, sei proprio un artista proprio. Musica sì. E arte, si abbina bene, complimenti. Suoni qualche strumento? No. Ma ti piacerebbe suonare qualcosa? E che strumento? Il pianoforte. Bello il pianoforte, ci vuole tanto allenamento per il pianoforte, quindi in bocca al lupo per questa avventura con il pianoforte, te lo auguro di cuore. Ok. Hai animali, Luca? No. No, e ti piacerebbe averne? Sì. Un cane? Un gatto? Sì. Un cane? Un cane. Allora lo sai cosa... Non lo so, hai già fatto la letterina? Sì, l'ho anche spedita. Bravissimo. Allora, il prossimo anno, se ancora hai piacere di avere... Magari chiedilo, non è detto che poi arriva. Però a chiedere non costa niente, ancora si può fare. Va bene, Luca? Va bene. Cosa mangiate voi a Natale per il pranzo? Cappelletti. Buoni. La bracciola. Ah, la bracciola! Buona la bracciola! L'agnello. Bracciola. Buoni, quindi allora io se vengo, no, se è possibile, la bracciola con il cioccolato e il vin di Visciole. Va bene? Luca, facciamo il gioco? Va bene. Grazie, facciamo il gioco? Sì. Allora, mi devi dire... Ci sono due differenze fra una foto e l'altra. Guarda la ruota davanti, il colore del cerchio. Una gialla e una verde. Bravissimo, bravissimo. E poi sopra, davanti nel motore, cosa manca? La luce. No, ci si... Bravissimo, bravissimo. Bravissimo. Anche te hai vinto il premio che dona Fuligni Giochi e Sport di Fano. Vogliamo fare gli auguri, Luca? Vogliamo fare gli auguri? Ok. Voglio fare gli auguri a mia mamma, mio babbo, i miei nonni, i miei zii, i miei compagni di classe e i miei cugini. Bravissimo, hai fatto gli auguri più grandi che potevi fare. Bravo, bravo, bravo. Io, Luca, ti saluto, ti auguro tanta serenità a te e a tutta la tua famiglia e saluto anche Pergola, che sia un buon Natale. Grazie di nuovo che hai chiamato. Ciao Luca. Ciao. Ciao, grazie. Allora adesso il satellite gira, noi ci dobbiamo distaccare un attimo, ma pochissimo, appena rifà la curva ci riagganciamo e ci rivediamo fra qualche secondo. Che poi dopo si incastra un ingranaggio, li mandiamo indietro col... Hai visto? Non stanno usando a sentire più niente. Ma insomma, con le figure che hanno fatto. Abbiamo fatto il campionato mondiale di calcio degli Elpi. E partecipano tutte le squadre, perché noi siamo dislocati in tutto il mondo, Nord America, nel continente Brasile, Argentina, in Africa, in Asia, in Oceania, in Europa. Abbiamo base e abbiamo fatto un campionato del mondo. Siamo andati a giocare, dicevo prima, che le squadre sono fatte da 20 giocatori, perché il campo è più grande, 20 giocatori, e la partita dura un'ora per tempo, non finisce mai. Poi ogni tre calci d'angolo un calcio di rigore. Beh, tutte le partite sono finite ai calci di rigore. Una partita abbiamo dovuto tirare 36 rigori per ottenere il risultato. Quindi noi abbiamo passato il turno. Poi dopo vi dico com'è andata a finire. Casa di Babbo Natale, proprio per chi parlo. Sì, c'è poco da applaudire con le figure che avete fatto. Pronto? Emily. Ciao, con chi parlo? Emily. Emily? Sì. Da dove chiami Emily? Sant'Angelo. Da Sant'Angelo in Vado? Sì. Conosco, conosco. Ci sono stato, anche lassù. C'avete il cibo buono, il tartufo, è vero? Sì. Io perché Babbo Natale è un mangione, conosce tutte le zone, poi le Marche sono piene di cose buone. Dove vai, vai, trovi qualcosa di buono, una cosa incredibile, dei borghi bellissimi, avete il mare, avete la collina, tutto il cibo possibile e immaginabile. L'olio, il tartufo, ma il vindiviciole con la di tutto di più, il brodetto. Ma di tutto. Te quanti anni hai, Emily? 6. Cosa fai, la prima? Sì. Come ti trovi a scuola? Bene. Hai fatto nuove amicizie? Sì. Che quella è la cosa più importante, la cosa più importante. E hai animali? Hai animali in casa, Emily? Sì. Che animali hai? 3 cani. 3 cani? Sì. Bellissimo. Ci vai d'accordo? Sono convinto che gli vuoi un sacco di bene ai 3 cani. Sì. Come si chiamano? Luna. Luna? Asia e Pepe. Allora, Luna, Asia mi hai detto? Yuma. Ah, Yuma. Vabbè, io ti faccio salutare i 3 cani dagli Elfi, che noi gli vogliamo bene tanto tanto agli animali. Voi cosa mangiate a Sant'Angelo per il pranzo di Natale? Cappelletti. I cappelletti. Un sacco di famiglie mangiano i cappelletti, devono essere proprio buoni. Noi qua su in Lapponia di solito non li mangiamo, ma... comincerò anche io a sentire sti cappelletti, mi dicono tutti che sono buoni e poi di secondo cosa fate? Pronto? Le lenticchie. Le lenticchie, mi dicono che le lenticchie dovrebbero portare fortuna, dicono, si spera. E di dolce cosa mangiate? Il panettone. Panettone. Te ti piace più il panettone o il pandoro? Pandoro. Il pandoro. E ti piace più fare il presepe o l'albero? Albero. L'albero. E noi segniamo. Cos'hai, fratelli, sorelle? Sorelle. Una sorella? E come si chiama? Isabel. E quanti anni hai, Isabel? 1. 1, una creaturina. Salutiamo Isabel e Emily. Vogliamo giocare, Emily? Sì. Adesso ti faccio subito la domanda. Che animale è? Inizia per bru e finisce per co? Bruco. Bravissima. Bravissima, bravissima, bravissima. Emily, vuoi salutare? Sì. Fai pure. Saluta la mamma, il nonno e il babbo. E anche il fratellino, la sorellina. Sì, sì. Va bene, mi fa piacere. Sì, sì. Emily, io ti auguro tante belle cose, un Natale sereno a te e alla tua famiglia e anche alla sorellina, chiaro. E un saluto anche alla città di Sant'Angelo. Ciao, ciao Isabel. Ciao. È Isabel che parla? Ciao, ciao, un abbraccio. Un abbraccio. Ciao e grazie che avete chiamato. Ciao, grazie. Dicevo, allora abbiamo fatto questo campionato di calcio, no, degli Elfi. Abbiamo passato il primo turno, abbiamo passato il secondo turno, eravamo un passo per andare in semifinale, ma l'ultimo rigore chi l'ha tirato? Billy King. Billy King è andato sul dischetto del rigore e che cosa ha fatto? Cosa ha fatto Billy King? L'ha tirato all'indietro per fare lo spiritoso, sei stato bravo e quindi abbiamo perso. Però quello che posso dire, che io ho riconfermato all'allenatore, ho riconfermato tutto lo staff tecnico, tutta la squadra, perché si sono impegnati, ci hanno messo il cuore e quindi Babbo Natale è stato contento uguale, perché se uno si impegna Babbo Natale è contento. Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Con Giulia. Con Giulio? Giulia. Non... Giulia. Sento male. Scusami. Giulia. Non... Giulia, Giulia? Giulia. Allora avevo capito bene. Da dove chiami Giulia? Giulia? Da dove chiami? Da che città chiami? Ancona. Oh, Ancona, che è la città più grande della regione, perché noi siamo in Lapponia, ma trasmettiamo tramite un emittente della città di Fano, Fano TV. Però quindi io conosco la zona, Fano è nelle Marche, conosco la zona delle Marche e da quello che so Ancona è la città più importante delle Marche, vero? E avete delle bellissime spiagge, avete un sacco di posti meravigliosi anche voi. Quanti anni hai, Giulia? 7 e mezzo. 7 e mezzo? Sì. Che classe fai? Seconda. E sei contenta della scuola? Sì. Oh, mi fa piacere. E hai una materia preferita? Italiano. Italiano, brava. Di solito chi ha la materia preferita italiano vuol dire che ha una grande passione per lo studio. Penso che sia così anche per te. Senti, questo è sempre Billy King che fa lo spiritoso. Giulia, hai qualche animale in casa? Un cane, un pappagallo e i pesci. Hai un cane, un pappagallo e come si chiama il cane? Billy. Come? Lilli. Sento male. E il pappagallo invece? Gastone. Gastone? Sì. Oh, bellissimo. Allora faccio salutare sia il cane che il pappagallo dagli elfi. Dai elfi, un saluto. Che noi siamo appassionati degli animali. Cosa mangiate in Ancona per il Natale? Perché Babbo Natale è appassionato di cibo, si informa. I cappelletti. E di secondo? L'arrosto. La? L'arrosto. Ah, l'arrosto, con le patate, i pomodori. Sì. Ah, buoni, buoni. Quindi se passo lì in zona, magari un po' d'arrosto con i pomodori, può darsi che Babbo Natale viene a disturbare. E di dolce cosa ti piace a te di dolce? Pandoro. Il pandoro. E fra il presepe e l'albero cosa ti piace più a fare? L'albero. L'albero, io ho scritto. Dopo venerdì do i risultati finali. Hai scritto la letterina, Giulia? Sì. E già è stata recepita, l'hanno presa in consegna? Sì. Hai chiesto molte cose? Sì. Speriamo di accontentarti, Giulia, speriamo, perché dopo non ci stanno nel sacco. Se si chiedono troppe cose dopo nel sacco faccio fatica, però cercheremo di accontentarti. Vogliamo giocare, Giulia? Sì. Adesso ti faccio la domanda. Che animale è? Un nome corto, corto, corto. Apo. Bravissima. 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 Grazie. Vuoi fare gli auguri, Giulia? A mamma, a Lilli e a nonni. Va bene. Giulia, io ti ringrazio che hai chiamato. Anche a te ti auguro tanta serenità, a te e tutta la tua famiglia, e faccio un saluto anche alla città di Ancona, che sia un Natale sereno. Grazie di nuovo, grazie, grazie, è stata gentilissima, grazie. Ciao Giulia. Grazie. Ciao. Allora dicevo che lo staff è stato confermato, nonostante non siamo andati, è stata, perché noi eravamo i secondi classificati nell'ultimo mondiale. Purtroppo non abbiamo ripetuto lo stesso risultato, però ripeto, ci mettono l'impegno, come adesso, loro sono là dietro e stanno facendo tutti i pacchetti, stiamo catalogando tutti i regali, perché noi questa settimana dobbiamo consegnare. Noi per il 24 sera consegniamo e non possiamo rimanere, abbiamo tutta la zona della Riviera Adriatica. Abbiamo tutto il centro Italia, tutto l'Appennino, è impegnativo nel nostro centro di distribuzione. Poi ogni tanto finisce la carta, finisce il fiocchetto, finisce la stoffa, e Babbo Natale manca la macchinina, e Babbo Natale manca il gioco da tavolo. E dopo chi va a vedere, a controllare, sempre Babbo Natale di qua, Babbo Natale di là. E di conseguenza, siccome Babbo Natale è grande, ha una certa età, ha bisogno di mangiare, quindi è un'esigenza proprio che non è che lo fa apposta, che è un mangione, proprio ha bisogno di mangiare, perché comunque deve andare a destra e a sinistra. Dopo cosa succede? Che le renne sbrontrano perché peso troppo, dicono pesi troppo, noi non ce la facciamo a portarti via. Come devo fare? Casa di Babbo Natale, pronto, con chi parlo? Pronto? Pronto? Pronto, sono Ismaele. Ismaele, Ismaele, da dove chiami Ismaele? Fermignano. Fermignano, conosco Fermignano, è vicino a Cagli mi sembra, giusto? Sì. Perché prima ha chiamato un bambino da Cagli, quindi è una zona, comunque anzi ha chiamato da Cagli e da Sant'Angelo in Vado, tutta quella zona lì, bello. Ma perché prima non riuscivo a chiamarti. Prima? Non riuscivo a chiamarti. Ah, vabbè, l'importante è che adesso che ci parliamo. Va bene? Quanti anni hai, Ismaele? 8. 8, che classe fai? Terza B. La terza B, la terza B. Che scuola è? Vuoi salutare la tua scuola? Come si chiama la tua scuola? Scuola Bramante. Scuola Bramante. Va bene, allora salutiamo la scuola Bramante di Fermignano. Senti, gli altri sono contenti. Te hai una materia preferita, Ismaele? Sì. Che materia è, se me lo vuoi dire? Matematica, italiano e arte. Matematica, italiano e arte? No, no, italiano e arte. Ah, va bene, perché dopo... No, Babbo Natale non te la fa la domandina in matematica. Sono contento, l'arte... perché beh, è bello, studiare arte è una cosa meravigliosa, sono belle tutte le materie, ma l'arte ti fa diventare un artista, è una cosa importante, nella vita fare anche l'artista. Hai animali in casa, Ismaele? Sì, c'è una coniglietta. E come si chiama la coniglietta? Vanni. Vanni? Sì. E fa arrabbiare, no? Sì, perché le volte picchia sempre nel divano. Ah, cosa fa? La pipì nel divano? Sì. Orca paletta. Allora, e come risolviamo questa situazione? Mamma non sarà contenta? No. No. Deve sempre mettere un lenzuolo. Un lenzuolo nuovo. Ah, ma te gli vuoi bene uguale anche se fa la pipì sul divano? Gli vuoi bene uguale anche se fai bisognini sul divano? Gli vuoi bene lo stesso da adesso? Sì. Sono contento. Cosa mangiate voi a Natale su a Fermignano? Perché Babbo Natale si informa. I cappelletti. I cappelletti. Buoni, buoni, che bisogna che comincerò a mangiarli anche io, che mi parlano tutti di sti cappelletti. Il letto. Il letto. Anche il panettone. E anche il panettone. Panettone, ti piace più il panettone o il pandoro? Panettone. 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 Ti piace più fare l'albero o il presepe o tutti e due? Tutti e due. Tutti e due, noi segniamo tutti e due. Venerdì darò il risultato finale. Vogliamo giocare, Ismaele? Sì! Giochiamo! Se anche gli elfi vogliono giocare. Che sport è? Il ping? Che sport è? Cosa? Ci sono due racchette con una pallina, due racchette piccole. A che sport si gioca con quel materiale lì? A ping? Ping pong. Bravissimo, bravissimo. Ringraziamo Fuligni Giochi e Sport di Fano che contribuisce. Vuoi fare gli auguri, Ismaele? Sì. Fai pure. Alla mamma, al babbo, alla mia sorella, alla mia coniglietta, alla mia nonna, alla mia nonna. E tuoi nonni. Sì. E tua sorella come si chiama? Veronica. Veronica, allora facciamo fare un saluto dagli elfi, Ismaele e Veronica. Ho fatto salutare dagli elfi. Ismaele, io ti ringrazio che hai chiamato, mi ha fatto molto piacere. Auguro un Natale sereno a te e tutta la tua famiglia. Grazie. Grazie, prego. E un saluto fermignano, che sia un Natale pieno di calore anche per Fermignano. Grazie, grazie, grazie. È stato un piacere parlare con te. Ciao Ismaele, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Allora, mi dicono che il satellite, perderemo il segnale del satellite, quindi questa era l'ultima telefonata. Volevo fare i saluti a Manuel di 9 anni di Cucurano, saluto Nicola Erika di Sant'Ippolito di 10-6 anni, saluto Larina della Sassonia che ci guarda sempre e poi vi volevo come avevo promesso del regalo low cost. Allora, purtroppo la situazione, lo sappiamo, ci sono sempre stati, però in quest'ultimo periodo fra i virus e la bolletta e più varie, abbiamo problemi anche a fare i regali. C'è chi non ce li ha e chi ce li ha. Allora Babbo Natale dà un consiglio per fare un regalo a basso costo. Voi prendete a casa un cesto, se ce l'avete, o anche una scatola, una busta, poi aprite il vostro cuore, me lo sono scritto perché non voglio dimenticare niente. aprendo il vostro cuore dentro questa scatola, questo cesto, ci mettete un bel sorriso, un abbraccio, una carezza, una stretta di mano, una bella parola. Poi chiudete, ci mettete un bel fiocchetto rosso e lo consegnate, lo donate alle persone più care che avete. E questo sicuramente sarà un regalo che tutti accetteranno di buon grado. Però per fare questo regalo bisogna aprire il cuore e in questo momento ne abbiamo tanto bisogno. Babbo Natale vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda che mercoledì sono ancora in collegamento con voi dalle 18:30 alle 19:30. Stiamo lavorando a pieno regime. E gli elfi sono bravissimi, lavorano quasi, fanno turni ininterrotti e quindi io gli posso dire solo che grazie, gli faccio un applauso agli elfi. Gli ridico, anche se ogni tanto ci faccio battibecco, che gli voglio bene e come voglio bene a voi. E grazie di nuovo, grazie, grazie, grazie.